Io non affermerò che questo è un libro dei sogni, perché comunque ci sono pratiche sicuramente interessanti, sicuramente utili e valide, esperienze che dimostrano anche che certe pratiche possono diventare sistema, perché no? Il problema poi è sempre il problema delle risorse, perché se tanto è da fare, ma con pochi soldi, proprio fare, come si dice, fare le nozze con i fichi secchi, no? Cioè, se si vuole, io punto sempre al discorso dell'efficienza più che dell'efficacia. L'efficienza deriva dai risultati che ottengo, l'efficacia la si può misurare sul fatto che l'atto abbia fatto il suo dovere. L'atto farà il suo dovere, l'efficienza è un'altra cosa. Da questo punto di vista, ovviamente, però, non, come ho detto in anticipo, Non dico che sia tutto negativo, anzi, ci mancherebbe. Però vorrei chiamare anche parte dell'intervento del mio collega Bertani quando si parla di impianti di generazione o cogenerazione di caratura localistica, non industriale, autosostenuta diciamo, materie prime dei territori, non di scarto, usando gli scarti, non facendo produzioni ad hoc per funzionare delle centrali, perché questo non è nel tempo sostenibile. L'impronta atmosferica che ha il trasporto di carburanti o pseudotali da altri paesi, da fuori dal contesto locale, comporta un inquinamento anche dell'aria e quindi è inutile che poi dopo decliniamo ottime intenzioni nel piano aria se poi da un'altra parte andiamo a permettere che si possa inquinare pesantemente anche con ovviamente motori diesel. Giustamente, come diceva la mia collega Gibertoni, poi è chiaro che un diesel è un diesel, moderno o vecchio che sia, ha la sua buona quota parte di inquinamento come qualunque altra emissione, anche se ne ha un'impronta maggiore effettivamente, per quanto riguarda almeno il PM10. Perché mi soffermo sul discorso della produzione? Ammesso e non concesso che sia da lì che si debba parlare, in realtà si dovrebbe partire dall'efficienza energetica, perché quando aumento massicciamente l'efficienza energetica degli edifici, la produzione di energia gioco forza cala e quindi dobbiamo preoccuparci meno di produrne. Quindi io partirei comunque, la parte più importante per quanto mi riguarda è l'efficienza energetica, tutto il resto viene dopo, dico, è una conseguenza. Ma mi soffermo su questi impianti, insomma, locali che si possono adottare perché faccio riferimento all'ODG che ho presentato oggi, di una situazione che conosco abbastanza bene, che è quella di Correggio, provincia di Reggio Emilia. Stiamo parlando di il progetto Encore, che ha non solo fatto dei danni a livello strutturale locale, perché hanno creato infrastrutture che sono mai partite, che non hanno mai creato un vero teleriscaldamento come erano i loro obiettivi, ma hanno addirittura indebitato il comune in maniera pesante, al punto che, assistendo io stesso alla commissione bilancio di quel comune, ho assistito a un'opera di bassa macelleria per la vendita di qualunque cosa abbia valore quel comune per riuscire a coprire i debiti. Questo perché si è fatto appunto il passo più lungo della gamba, perché si è fatto in modo di andare a fare addirittura un accordo col governo senegalese per andare a produrre ad una pianta di cui nome non lo cito perché non riesco a pronunciarlo. Spremettura di questi semi di questa pianta produceva un terzo di olio e due terzi di prodotto secco da usare in queste centrali fatte a Correggio dalla Encore. Questo non è certamente chilometro zero, non è certamente di tipo localistico, comunque autosostenuto dal territorio. È un impianto, si è voluto fare tentato di fare un impianto di caratura industriale, addirittura con importazione di pseudocarburante dall'estero, dall'Africa, non so dove. E tutto questo avallato e sostenuto senza soldi, facendo debiti su debiti, approvando lettere di patronage, che non sarebbe che lì adesso c'è una questione in ballo di tipo legale, quindi non entro nel merito più di tanto se si poteva o non si poteva fare. Ma di fatto oggi il comune è a terra dal punto di vista del bilancio e stanno facendo, come dicevo, bassa macelleria,
per la vendita di qualunque cosa. Perché lo dico il piano energetico regionale? Cosa c'entra la regione? La regione c'entra perché ci ha messo i soldini anche lei in questo progetto. Oltre 1 milione di euro, con delibera 826 del 2010, la regione ha contribuito a, ovviamente con un titolo giusto anche, approvazione delle deliberazioni di giunta regionale sulle graduatorie provinciali, programmi di qualificazione energetica degli enti locali, che detto così uno ci mette anche i soldi, qualificazione energetica, ma qui più che qualificazione stiamo parlando di produzione, facendo un impianto che di fatto ha messo in crisi un comune in questo modo. Allora, quindi io ovviamente porto un esempio di un'operazione andata male, perché comunque bisogna tenere alta l'attenzione. Da questo punto di vista la regione Emilia-Romagna dovrebbe, come si dice, sviluppare un po' di anticorpi quando fornisce questi finanziamenti sui territori, che è giusto che le buone pratiche, come sentivo prima, vengano valorizzate, ma è altrettanto giusto che quelle che non sono buone pratiche vengano assolutamente identificate e non finanziate. Addirittura magari si potrebbe anche fare da, come buon padre di famiglia, fare da consigliere ed evitare che si facciano questo tipo di speculazioni, perché questo è stato un tentativo di speculazione per produrre energia a basso costo, perché si andava a importare olio dall'Africa, cioè a basso costo, considerando poi che quando si dice, no, che c'è la crisi e che abbiamo il problema degli immigrati, 10.000 ettari di terreno nel Senegal coltivati per fare questo olio, invece che 10.000 ettari di grano per dare a mangiare la gente, la producono questa roba qua, coltivano questa roba qua per darla a chi in Italia la compra. Dopo noi ci meravigliamo se certi territori che si trovano senza neanche acqua e cibo scappano e vengono qui. Questo è uno degli esempi proprio da evitare. Ecco, quindi diciamo che il mio ordine del giorno pone l'attenzione e l'allerta su questo tipo di iniziative e chiede alla Regione di avere quegli anticorpi e quel buon senso per consigliare i territori del non sfruttare questo tipo di situazioni, perché poi si finisce come il Comune di Correggio a dover vendere gioielli di famiglia per riuscire a far quadrare i conti. Grazie.